siamo qui per far capire che questo evento molto importante, che viene chiamato transizione ecologica, è un evento che riguarda molti valori e molti beni, tutti importanti. Tra questi c'è sicuramente la questione climatica, che è una questione seria da affrontare seriamente, ma ci sono anche la difesa della natura, la conservazione della biodiversità, la tutela del paesaggio, del territorio, degli habitat agricoli, che sono valori che non possono essere trascurati. Trovare la soluzione buona per tutto, trovare la conciliazione tra questi valori è un dovere assoluto, e per questo bisogna cambiare il decreto semplificazioni, fare un tavolo di concertazione fatto bene e avviare una vera transizione ecologica, non tecnologica, ma ecologica, naturale e culturale. Siamo venuti qui dal Mugello perché settimana prossima la Regione Toscana avrà l'ultima conferenza dei servizi in cui purtroppo molto probabilmente approverà un progetto di pale gigantesche sul crinale mugellano, vicino al Parco delle Foreste, al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in una zona di integrità naturale di altissimo pregio, alle spalle di Firenze, dove passano i sentieri del CAI, dove ci sono molti animali, molti contadini biologici e persone che vogliono vivere in pace. Per fare questo impianto dovranno distruggere tutta la fascia montana che sale fino al crinale, portando delle macchinari enormi e devastando completamente diversi abitanti. Una cosa che voglio sottolineare e chiedere al governo e al ministro dei beni culturali di non indebolire ulteriormente gli istituti, le sovrintendenze, gli istituti sul territorio, che sono in una situazione abbastanza già debole per mancanza di funzionari e anche di dirigenti a pieno titolo. E quindi soltanto rafforzando e riconoscendo il ruolo fondamentale di queste sentinelle, di questi presidi, di queste prefetture sul territorio potremo riuscire a salvarlo. Quando finiscono i valori contano solo i soldi, e oggi i soldi sono le rinnovabili, eolico e fotovoltaico selvaggio, e hanno dominato, sfondato in Parlamento e stanno annullando tutte le conquiste culturali di questo paese, e infatti vogliono abolire le sovrintendenze. Questo è il vero colpaccio che stanno facendo. È incredibile che in un paese dove c'è una grande retorica antimafia, in questo caso ci sia un grande silenzio, eppure la mafia controlla tutti i territori dove devono essere installate le pale, intimidendo proprietari dei terreni e costringendo molte comunità a subire questo affronto sulle loro colline, sulle loro montagne. Perché vogliamo salvare il territorio, vogliamo salvare il paesaggio, vogliamo salvare la nostra agricoltura e vogliamo salvare il nostro turismo. Tutto questo è minacciato da delle energie rinnovabili a livello industriale che utilizzeranno i nostri campi e il nostro paesaggio per uno sviluppo e una speculazione che non è quello che noi vorremmo. Siamo qua perché le paleoliche non possono essere considerate l'icona indiscutibile della salvezza del pianeta.